Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato. Il 15 ottobre sarà una data cruciale per Chiara Petrolini. Il Tribunale del Riesame di Bologna deciderà se la giovane 21enne, accusata di omicidio e soppressione di cadavere, rimarrà agli arresti domiciliari o finirà in carcere. Il caso ha sconvolto l'Italia. I corpi di due neonati sono stati ritrovati sepolti nel giardino della sua casa di famiglia a Vignale di Traversetolo. Recentemente, la nota criminologa Roberta Bruzzone ha espresso giudizi severi su Chiara, affermando: «È lucida e cattiva e sa bene quello che ha fatto». La criminologa è intervenuta alla Vita in diretta, trasmissione di Rai 1, dove ha risposto alle dichiarazioni di Laura Caiulo, catechista di Chiara, che ha sollevato dubbi su una possibile complicità. «Non credo abbia fatto tutto da sola. Vi prego ragazzi, se avete qualcosa da dire, parlate», ha dichiarato Caiulo, ricordando come Chiara fosse amata dai bambini e apprezzata per il suo carattere accogliente. Laura Caiulo ha inoltre raccontato di aver visto Chiara in piscina quest'estate e di non aver notato segni sospetti. La sua convinzione è nota: Chiara non era sola. «È lucida e cattiva e sa bene quello che ha fatto. È accusata di due infanticidi, perché si è organizzata per mesi e mesi», ha concluso la criminologa Bruzzone. E voi cosa pensate riguardo questa vicenda? Chiara ha agito da sola o è stata aiutata da qualcuno? Lascia la tua opinione nei commenti. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.